non sono scesi in piazza con la FILT CGL, la FAISA, CISAL, ma hanno espresso preoccupazioni in merito alla questione del trasporto pubblico locale in una conferenza stampa, la FIT CISL e la WILT WIL, sottolineando l'importanza dell'approccio avuto, quello della contrattazione per la tutela dei lavoratori. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto all'assessore regionale Melasecche garanzie per i dipendenti del TPL attraverso la previsione di una clausola sociale da inserire nel prossimo bando di gara che rimodulerà il servizio trasporto pubblico in Umbria in 4 differenti bacini, rimodulazione su cui non mancano perplessità. Perché la suddivisione in 4 bacini secondo noi non tutela i posti di lavoro e non tutela chiaramente i redditi dei lavoratori. Però oltre a questo noi abbiamo sempre tentato di avere una trattativa diretta con l'assessorato, proprio perché volevamo entrare nel merito tecnico di questa gara. Il nostro fine è stato sempre quello di tutelare, al di là delle scelte della regione, di tutelare i lavoratori per quanto riguarda i posti di lavoro e per quanto riguarda anche i salari dei dipendenti coinvolti. E noi su questa strada stiamo continuando ad insistere. Abbiamo chiesto quindi di intavolare una serie di trattative per verificare un percorso tecnico, per verificare appunto la possibilità di tutelare i lavoratori, e su questo abbiamo avuto delle aperture. Altra questione affrontata dai sindacati è quella del taglio di circa 800.000 euro al TPL, previsto da settembre a dicembre prossimi. Su questo però pare possano esserci dei ravvedimenti, a cui sta lavorando l'assessore Melasecche con Bus Italia. La regione da qualche anno continua a fare dei tagli, a portare dei tagli. Gli ultimi tagli di quest'anno, che devono essere 800.000 euro circa, da settembre a dicembre, abbiamo insistito ieri con l'assessore che ci ha dato questo riscontro. Contro alla richiesta nostra, diciamo, abbiamo ottenuto un sì dall'assessore rispetto alla volontà politica. Adesso vedremo sulla carta se questo sarà realmente così, cioè quei tagli non verranno effettuati. Questo che abbiamo chiesto noi, e molto probabilmente così potrebbe essere.